Salve a tutti e rieccoci con un nuovo episodio di Child of Light. Dopo aver sconfitto il troll, ci stiamo dirigendo verso l'albero di spine, se vi ricordate, e adesso possiamo parlare con questa testa di pietra. Vi serve aiuto, strano costrutto? Per niente. Sei un mio parente? La regina della notte, è questo il nome della strega. La testa del golem. Allora, praticamente la testa del golem è un fa parte dei DLC, che in realtà è il DLC principale, per così dire, perché aggiunge un personaggio secondario. E è uno dei DLC più importanti perché comunque influenza anche leggermente la trama, in quanto c'è qualcosa in più, c'è qualcuno in più, e fa sempre piacere. Una volta ricostruito il golem, che ha perso le tre parti, potremo utilizzarlo anche in battaglia, tra l'altro. Io, come ho già detto, eviterò alcuni scontri non importanti, però farò il minimo necessario per comunque livellare. Ecco qua, una delle prime parti. Sono pietre quelle laggiù? Due pezzi del golem, lo vedi anche tu. Abbiamo trovato le braccia, quindi cosa manca? Le gambe? E non ricordo, oddio. Il corpo? Sì, tecnicamente sì. Aspettate, andiamo giù, però questo lo affrontiamo. Ragnetti. Rubella, l'abbiamo reclutata, ricordiamo, per il fratello. È una circense che è stata abbandonata da fratello e si è unita al gruppo per comunque cercare il fratello che è scomparso, appunto. Ai, volevo evitare che si velocizzasse ma non ci sono riuscito. Perfetto, fuori uno e l'altro lo scaraventiamo indietro. Mi sa che attaccheranno. Oddio, in realtà... Ai, mi ha paralizzato però... Sì, me l'ha paralizzata. Vabbè, la paralisi praticamente non fa più attaccare sulla... Cioè, fa star fermo proprio sulla barra dell'azione. È uno dei status maligni del gioco, come l'arretramento e cose varie. Ok. Fuori uno. Vediamo se siamo deboli gli incantesimi. Non tanto. Ops. Però l'abbiamo fatto fuori. Colpo critico. Prendiamo lo scrigno. E cerchiamo le parti del golem. Del golem un altro pezzo. Lo rimonteremo in modo perfetto. Busto del golem, ecco il corpo, appunto. Ci mancano le gambe, mi sa. Non sono sicuro. Cacchio, ho sbagliato. Vabbè. Non fa mai male. Cercherò di fare quanto possibile. Quanto prima possibile. Magari... Ecco. Cerchiamo di accoppare prima il ragnetto. Oh, colpo critico. E infatti l'abbiamo fatto subito fuori. Bellissimo. Cacchio, non ci voleva. Si sta concentrando, perfetto. Faccio un altro incantesimo potente. Tanto sono così fortunato, subito li sciolgo.
Devo fermare questo. Cacchio, ho sbagliato. Tutto a posto. Ah, che ha tolto poco, dai. Credevo molto peggio, sinceramente. Si paralizza, bella. Ad ogni level up, tra l'altro, i personaggi recuperano tutti i punti vita e punti magia. Prossimo livello, incantesimo livello 2. Quello potente. E si modificherà anche un po' l'aspetto, l'animazione nel game durante il combattimento. Il villaggio dei capilli. Adesso torniamo indietro, ma noi... Oh, non rompere. Bisogna stare attenti alle spine qui. Oh cavolo, per quanto non mi avrebbe attaccato. Infatti, ah, madonna mia, si è fatto male. Fatemi curare un pochino. Premendo X possiamo fare le tipo... Oh, che ha fatto una cagata. Pazienza. I scatti in volo. Non vorrei, ma mi sembrano quasi cresciuti questi mostri. Sto cinghiale sembra enorme, comunque. Velocità te stesso. Beh, intanto sei morto, quindi... Ho sbagliato, sì. Eh sì, vabbè, come insolito. Concentrati, cinghiale, concentrati. No. Ah, vabbè, rallentamento va bene lo stesso. Ma perché sbaglio di continuo? Ok, me ne è morto. Perfetto, Rubella livello 13, ora posso anche saltare qualcuno. Mettiamo il punto a Rubella. Qui sotto gli IPF non fanno mai male, fra poco la cura livello 2. E nulla. Aspettate, fatemi un attimo, ecco. Sì. 80 va bene, andiamo avanti. E qui c'è una zona, tra virgolette, segreta. Infatti si dovrebbe essere sentito il pre-bing dei segreti. E in questa zona segreta troviamo l'ultimo pezzo del golem. Uno qui sul terreno. Ne stiamo trovando un po' almeno. Le gambe. Per un uomo formare, uno scultore si deve dar da fare. Posso offrirvi, principessa? Aurora, vi prego, signore. Sì, sulla coroncina si è scritto falso. Il golem si è unito alla compagnia e adesso abbiamo appunto il golem con i soliti tre rami. Allora, il golem è un personaggio molto forte, oltre a tankare, ovvero subire danni, ha degli attacchi fisici potenti, ma alcuni anche magici, che servono a rallentare o a arretrare o a paralizzare... No, arretrare mi sembra di no. Sì, un attimo. Sì, arretrare o paralizzare il nemico, quindi... Per infliggere debuff veramente forte. Il ramo di sopra è per l'attacco fisico. Il ramo di destra è per i debuff. Quello che faremo. Per i debuff di velocità. E quello sotto è per la difesa in realtà. E per la paralisi, sì. E noi faremo... Noi faremo... Questo qua di rallentamento.
E arretramento. Sì. Infatti è 73 di difesa, 112 punti vita e 26 di attacco. Più di tutti di attacco. Ma Dio pure non sta messo male, ma veramente è forte il golem. Ok, un attimo faccio la cosa degli oculi velocemente pure a lui. Gli mettiamo la velocità perché l'unico difetto è che è molto lento, 16 infatti. E difesa, abbiamo detto fisica. Difesa fisica, dov'è? 73, 64, no. Quindi l'occupo di difesa magica gli faremo. Che è quello azzurro, ergo ce l'abbiamo già, non c'è bisogno. E poi ovviamente nell'ultimo i soliti tre che non abbiamo, cioè poi me ne resta solo uno, quindi gli mettiamo questo qua di 4 punti vita e adesso andiamo avanti. Ah, giusto, c'è un mini boss che voglio affrontare perché mi dà un sacco di esperienza, uno di questi cosi enormi. Prima volta che impressione mi ha fatto. Infatti c'è la musichina del boss fight. Ora col comando compagnia possiamo sfruttare perché si possono tenere un massimo di due personaggi in battaglia. Possiamo cambiare personaggio. Cercheremo di onda d'urto. Sì, paralizza un nemico e cercheremo di paralizzare il boss, tanto per cominciare. Mentre con Aurora cerchiamo di disfarci dei mostri, raggio di luce sotto. Arretrato. Cioè, o meglio, rallentato. Oh cacchio. Perfetto. Si è attaccati entrambi, perfetto. I danni assurdi. No, ti prego, solo questo ci mancava, porca miseria. Ok, stiamo calmi. Curiamo un po' il golem, riprendiamo questi e cerchiamo di fare fuori quanto prima questi qua, perché sono questi più stronzi, tra virgolette. Cavolo, mi sono proprio dimenticato. Potrebbe restarci secco effettivamente il golem. No, mi hanno solo rallentato ancora di più Aurora, perfetto. Cerchiamo di far fuori quello sotto. Fuori uno. Poi switchiamo a Rubella in modo da poter curare il golem. Prima che ci resti secco. Perfetto. Ora li facciamo attaccare tutti e due. Madonna santa. Si sta concentrando, perfetto. Si è scaricato. Allora, ora curiamo di nuovo. Vedete com'è lento quel povero. E dobbiamo cercare di far fuori quello sopra adesso. Oddio, speriamo. Oh, cavolo, cosa ho fatto? Switchiamo ad Aurora e cerchiamo di accoppare quello sopra. Anche se devo sperare di aver culo che attacchi il golem. Perfetto, lo devo stare attento che sennò ci resto secco. Devo togliere immediatamente il golem e mettere Rubella. Spingiamo indietro questo qua. E cerchiamo di... Si sta velocizzando, perfetto. Vuole morire, porca miseria. Ok. Non muore. Incredibile. Ai. Male. Povera Rubella. Dovrebbe essere morto però adesso, dai. Ecco qua. Spinto indietro. Spinta, insomma. Spero attacchi Aurora. Se mi attacca Rubella. Ok, perfetto. Va bene, uguale.
Cerchiamo di rallentare Tizio. Con un'onda d'urto. Che non solo gli toglie il buff di prima, quando lo rallenta anche. Dovrei curare adesso. Magari cura Aurora. Devo sperare che attacchi lei. Altrimenti mi accoppa il golem. E son cacchi. Ah no, si è semplicemente velocizzata di nuovo. Ragazzi, questa parte se volete saltatela. Però mi aiuterà molto in quanto potrò. Non Rubella, per favore. Non Rubella. Ah, è morta Rubella. Povera Rubella. Ok, si mette male la situazione. Vediamo se abbiamo qualcosa per usci. Sì, il vivifica. Perfetto. Ok, perfetto, sì. Ok. Devo cercare di spingerlo indietro. Dovrei riuscirci, sì, perfetto. E adesso se riesco a prendere il golem, io prendo di nuovo Aurora. Dai Rubella, dovrei. Ecco qua, perfetto. Finito i punti magia, porca miseria. Devo rischiare perché sennò non me ne esco più. Il golem fa molto più male rispetto a Rubella. Ho sbagliato, speriamo non mi crepi il golem. Ok, switch a Rubella, altrimenti. Spero di avere fortuna e mi attacchi Aurora, perfetto. Contrattacco, la passiva che abbiamo imparato poco fa nel ramo di sotto con. Ecco, mi ha fatto fare un livello pieno, perfetto. E ho sbloccato il segreto. Con tanto di musichina. Ecco qua, potenziamo l'incantesimo potente. La cura livello 2 fra poco. E l'arretramento nella barra. Perfetto. E adesso andiamo avanti. Adesso cercherò di saltare dei combattimenti, tanto non ci sarà bisogno. In quanto ho fatto qualche livello. In caso mi tro Ops. In caso mi trovassi molto svantaggiato, mi curo un attimo. 3, buono. Mi curo un attimo, vado a finire la pianta. In caso mi trovassi svantaggiato, cercherò di farmare facendo un video oppure lasciando perdere e senza muovermi dalla zona in cui mi trovo in realtà. Quindi nella storia non andrò avanti. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Una rivelazione. La numero 8. Non sono sparse in modo numerico le rivelazioni. Ops. Questi sono gli altari che mi serviranno per una missione secondaria che non penso che farò. Vediamo se qui c'è qualcosa. Vola avanti tu. Più in basso del basso non oso andare giù. Può darci soccorso? Questo è il villaggio dei Capilli. Apparentemente ci sono dei corvi qui. Mi fermo qui, al momento. Così col prossimo episodio iniziamo il quarto capitolo. Arrivederci. Al prossimo episodio.